Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Underlink e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video un po' particolare, come vedete qui tra le mani ho l'album di Inazuma Eleven, un album piuttosto vecchiotto uscito diversi anni fa, si parla di 2012 se non erro, uscì poco dopo il gioco ma molto dopo l'anime. Se consideriamo che gli album fanno presa sul pubblico appena esce la serie animata o il videogioco di enorme successo, possiamo dire che è uscito davvero tardi. Ora, non ricordo di preciso la data, tanto sarà scritta all'interno, ma ho anche qui delle figurine, degli sticker appunto, sempre correlati alla serie di questo album, quindi andiamo a vedere insieme cosa nasconde. È mezzo aperto dietro, l'ho comprato praticamente nuovo in edicola a 5 euro. E beh sì, in realtà era un omaggio, ma beh, qui c'è scritto omaggio, però vabbè, non si può. Diciamo che pagandolo 2 euro all'uscita avrei risparmiato, ma quando uscì io già ero, diciamo, un po' troppo lontano dal mondo delle figurine, quindi sono passati troppi anni. Dunque, non mi sembra ci sia scritto quale anno sia uscito, ma vabbè, diamo un attimo un giro. Diamo qualche sfogliata all'album, ovviamente è nuovo, senza sbavature a quanto pare. Che poi ogni personaggio ha diversi slot per le figurine. Mark è quello che ne ha più di tutte, a parte qui che ne ha due e Nathan ne ha tre, per qualche strana ragione come Todd, alcuni ne hanno di più. Mark ha due pagine tutte per sé, così come Axel, beh ci mancherebbe altro direi. Tecniche micidiali un po' insomma di tutti i personaggi. Il poster, oh beh, questo sicuramente non lo stacco perché beh, rovinerei solamente l'album. Ah, qui dietro è il campo da gioco che vediamo qui praticamente. Ah, questo qui è il campo da gioco per giocare poi per finta, perché il videogioco costa troppo. Cioè, se vi comprate il videogioco risparmiate sull'album, perché spenderete sicuramente di meno per il videogioco piuttosto che a cercare di collezionare tutte quante le figurine. Poi faccio vedere anche le figurine che ho comprato. È molto sottile l'album, devo ammettere, ha pochissime pagine, molte meno rispetto a quelle degli album di quando ero più piccolo io, che Dragon Ball aveva 50 pagine, così come Pokémon e tanti altri. Che poi quando uscì quest'album io ero già troppo cresciutello per comprare gli album. Ecco sì, maggio 2012, pubblicazione periodica 5-12, quindi maggio 2012. Beh, vabbè, è uscito un po' tardi, eh. Comunque andiamo a dare una vista alle figurine, che comunque sia. Qui troviamo poi le figurine, ovviamente queste alcune sono a metà, alcuni sono doppioni. Queste vanno composte ad esempio, no? Vedete? Queste vanno composte, fanno una. Poi sono quattro addirittura, fanno una figura intera. Insomma, sì, le classiche figurine composite. Che tra l'altro The Pokémon Company ha avuto la grandissima idea di far creare le carte Union, che secondo me distruggeranno il collezionismo, ma vabbè, quello poi è un. Non interessa a noi. Quelle sono il male, secondo me. Abbiamo insomma un po' tutti i personaggi. Questa sarà sicuramente la parte delle tecniche. Sì, anche questa sicuramente. Mark che riflette su perché ha voluto giocare a calcio invece che fare l'ingegnere come voleva sua madre. Ah, questa è la parte tripla, bella. Sto anche pensando all'editing che dovrò fare per farvi vedere queste carte dritte. Mi vorrei tagliare le vene. Darren che non c'entra molto, anche perché non ho visto nessuna pagina dedicata a Darren, quindi abbiamo uno stemma come le figurine dei calciatori, no? Anche lì ci sono gli stemmi. Emblemi? Come li chiamate voi? Della squadra. Bene bene, sì, qua Jim che si confida con suo padre perduto. Le solite cose. Poi abbiamo anche i mugshot dei vari personaggi, certo. Oh, questo è bello, il Dragon Tornado. Bello, bello. Questa qui probabilmente fa parte delle tecniche, zona micidiale sicuramente. Infatti è un triangolo. Con un teschio dietro per qualche ragione, non ricordo di aver mai visto una cosa del genere. E queste qui che sono tratteggiate, se vedete bene, potete ritagliarle per avere appunto qualcosa con cui giocare a posto del videogioco, nel qualora il videogioco vi andasse stretto, cosa che a quanto pare non è. Pensavo che l'album però fosse più grande, io mi ricordavo quegli album enormi. Ah, tra l'altro qui è veramente facile completare la tua collezione, io mi sa che non lo farò mai perché queste carte non vengono più stampate da 9 anni.
Comunque sia molto carino, molto carino. E poi dicono i ruoli dei vari personaggi, quello che sono bravi a fare. Todd Ironside, difensore abilissimo nel dribbling. Non è vero mai. Ah, questo qui sì, mandi foglio e dici: mi mancano queste carte, me le mandate per favore? E loro te le mandano in tempi biblici. Ragazzi, sicuramente qualcuno di voi ce l'avrà questo album, l'avete completato, non l'avete completato, l'avete bruciato perché non riuscivate a trovare l'unica carta che vi mancava e quindi in preda a un raptus di follia l'avete strappato, fatto in mille pezzi. Era una cosa che volevo fare anch'io con l'album dei Pokémon quando ero piccolo perché non riuscivo a trovare Mew. E l'altro giorno, acquistando appunto un lotto di carte della prima serie, c'era Mew in bella vista. E mi sono disperato i pianti. Per questo video è tutto, ragazzi. Spero che sia stato interessante o stimolante, se preferite. Perché, insomma, l'album di Inazuma Eleven, Inazuma Eleven sul canale, lo porto a spizzichi e bocconi. Perché, nonostante io faccia appunto ancora le amichevoli di Galaxy, i video sono praticamente finiti. E una volta finite le amichevoli, mi sa che ho ancora qualche asso nella manica, ok? Ad ogni modo, ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!